Voglia di fare musica. Mag, 40esima edizione Savigliano, siamo nell'area fieristica, sono sempre stata attratta da quelle che sono le grandi macchine agricole, ma soprattutto perché quando le incontri nelle stradine non ti fanno mai passare, o ti butti nel fossato, oppure vabbè cerchi di fare retromarcia, ma per chi magari sta prendendo la patente non è così semplice. Ma poi lui ritorna, questo rosso fuoco Massey Ferguson ritorna, in realtà dopo un po' di anni che mancava. Ne parliamo con il responsabile del settore macchine che Cap Nord Ovest, Giuliano Sobra. Giuliano, ciao. Ci siamo detti effettivamente che da un po' che mancava la Mesi Trebbia, sì, questa grande possente. Questa signora faceva la preziosa e ha fatto l'assente per un po' di anni, ma quest'anno dal 1 gennaio siamo di nuovo concessionari di Mesi Trebbia, ma per il marchio Massey Ferguson, e la bella signora è venuta a farci compagnia. La bella signora è venuta a farci compagnia e tu mi hai detto devi venire a vederla perché quest'anno ha qualcosa di particolare. È una Mesi Trebbia autolivellante che è stata costruita, studiata appositamente per lavorare in collina. Automaticamente riesce a mantenere delle pendenze trasversali fino al 20% e 34% longitudinale. Come fa? Tutto in automatico. Basta istruirla bene e lei ti porta in collina. Quindi non c'è neanche più il dubbio di sbagliare. Anzi, in fiera la bella signora, per fargli alzare il sedere, l'abbiamo dovuta ingannare. Ecco, come tutte le signore, diciamolo, perché voi siete bravi a portarci su questa strada, a ingannarci, per poi farci fare quello che vogliamo. Ma intanto è particolare anche perché mi dicevi, vabbè, al di là della scaletta che ha, serve per raggiungere il motore, quindi fare anche il rabbocco gasolio AD blu, perché poi è una macchina ecologica, quindi utilizza anche lei l'AD blu per minori emissioni nell'ambiente. È giusto che iniziamo a rispettare l'ambiente anche in agricoltura. E quanto consuma? Di gasolio quando lavoriamo siamo sui 28-30 litri all'ora in collina. Diciamo che con tre pieni di gasolio, che sono 500 litri, facciamo un pieno di arrivo. Tu l'hai provata e hai detto che devi farci un pochettino la mano, proprio per questo modo di portarsi sempre in piano secondo il terreno. Diciamo che lavorando in campo, in collina, quando arrivi a fine campo devi fare la svolta, lei in automatico va sempre a cercare il piano. Ma io seduto al posto di guida, sai, dici, non sono proprio sembrava di essere un po' su una giostra, quindi un po' di timore c'è, ma poi passa. Possiamo dire anche indicativamente la cifra su cui andiamo a stare dovendo acquistare una macchina del genere? Diciamo che se vogliamo essere sopra i 250 euro più le apparecchiature anteriori, che possono essere la barra da grano o la barra da mais. Una cosa interessante che mi dicevi è che è sempre per essere più tecnologica possibile, quindi andare a vedere anche un po' quando c'è la separazione del seme, del chicco, da quello che andiamo a togliere, ci sono anche, diciamo così, dei sensori. Sensori che controllano le perdite. Lavorando comunque io ho sempre una situazione aggiornata al secondo di quanti chicchi posso perdere. Tramite il display che io ho in cabina c'è una barra che prima è verde, poi gialla, poi rossa, e poi arriva anche un allarme sonoro che ti dice attento, stai perdendo tanti chicchi. Mentre lavora mi può anche fare una mappa, diciamo, di resa, addirittura per ettaro, di quanto sto raccogliendo in quel dato ettaro. Allora sono curiosa se mi fai vedere anche l'interno. Certamente. La doppia trazione fa un'interfaccia. Bisogna usare questa macchina qua in campo per tutto. Mano sopra e pollicione che lavora. Quindi è un joystick proprio? Sì. Praticamente è un joystick che le faccio insieme. Esatto. Bello, poi hai la radio. La radio, il clima, che nelle giornate estive aiuta parecchio, e il frigorifero fa sia freddo. Mi piace, peccato che costa come un alloggio, però
non ci puoi dormire, l'unica cosa è che non ci puoi ancora dormire. Non vai mai andare a dormire a casa in un bel letto comodo con le lenzuola fresche. Assolutamente sì. Grazie. Spingi avanti il volante, non riesci a scendere.